Amici del Miraggio New York, questa qua è la famosa pizzeria della febbre del sabato sera, dove John Travolta veniva a mangiarsi la sua pizza, Lenny's Pizza. Vedete, qua è dove faceva la camminata, qua sopra c'è la metropolitana, è una delle immagini storiche del cinema, americano, osservate come fanno le pizze. Continuamente, amici, continuamente, una dopo l'altra. È questa la pizzeria in cui vedremo adesso. La serra. Ecco la nostra di pizza, se la mette nel forno. Guardate l'interno. Non so cosa sia questa cosa. Questa è una ruota con la pizza, il salame, questo gli broccoli. Guardate come mettono le pizze una dopo l'altra. Qua ci sono anche i croquet, calzone, mozzarella sticks, rice ball, che sono gli arancini, arancine. Vedete come fa la pizza. Thank you. Ecco qua. Ed eccola qua. Ascoltate il rumore della Subway sopra di me. È come il medico John Travolta. Anch'io qua mi mangerò la mia slice mentre cammino per strada e sogno un sabato sera da leoni. Ammazza, buona, aveva ragione John Travolta, Tony Manero, questa pizza è proprio buona, mi piace, veramente sono felice della mia scelta, l'ho pagata solo $3, come sapete ovviamente John Travolta in quel film lanciò in quegli anni il mito della New York e del sabato sera. Un povero emigrante italo-americano che di giorno faceva un lavoro normalissimo e di notte invece si scatenava e si prendeva la sua rivincita sul mondo. Mi piace passeggiare qui sotto questi cosi, qua sotto la stazione metropolitana. Quello che ho notato però è che, guardate, molte cose italiane non ci sono più, ma ci sono cose, diciamo, alcune il quartiere che prima era italo-americano sta diventando molto cinese. Questa cosa si può vedere praticamente in tante parti di New York. Cioè molti luoghi che un tempo, qua siamo a Bensonhurst, che è un quartiere tradizionale italo-americano, molti luoghi che un tempo erano italo-americani adesso sono cinesi. Vedete, lo capite da come lo capiamo? Ovviamente anche dall'insegna, vedete? Tutte le insegne, vabbè. Tempi che passano, che vanno avanti, io comunque continuo a mangiarmi la pizza come fossi Tony Manero e come se dovessi scatenarmi nel prossimo sabato sera. Ciao! Mazza, quanto è buono, quanto è buono! Sono ripassato davanti, non sto scherzando amici, è una delle migliori slice che io abbia mai mangiato. La cosa bella è che si trova proprio, vedete, vicino alla fermata della metropolitana, quindi prendetela lì, scendete alla 20ª Avenue e siete arrivati. Se volete provare la pizza di John Travolta dovete venire qua a Bensonhurst e adesso mi verrà a fare un giro. Spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo a New York, ciao!